Buon pomeriggio Grassadonia. Beh, insomma, Buongiorno. è chiaro che non ci sarebbero parole, è una partita incommentabile, non so, mi dica lei. Sì, è giusto però che io ci metta la faccia, perché è giusto che sia così, è giusto chiedere scusa alla città, alla tifoseria, alla proprietà, perché certamente abbiamo subito un 1-2 tremendo e non siamo riusciti poi a ritornare in partita. Almeno al secondo tempo non abbiamo perso la faccia e siamo arrivati fino alla fine, insomma, però certamente dovevamo fare un'altra partita e non è stato fatto. Io Massimo perché non ci trovo. Io ho fatto proprio una domanda chiedendole se questa fosse la partita degli uomini. Gliel'ho fatta apposta perché conoscendo il gruppo squadra che è retrocesso l'anno scorso, lo zoccolo duro, sapevo che tutto potevano essere tranne che uomini a livello di atteggiamento. Le chiedo se è soprattutto deluso dai suoi senatori che nel corso di questo campionato, sia con lei ma anche con gli altri suoi predecessori, non sono mai assunti la responsabilità. Perché lei si può chiedere scusa, mister, ma è l'ultimo che deve chiedere scusa in quanto è arrivato in una situazione già quasi segnata, poco poteva fare, ma ha racimolato e ha fatto anche molto bene in tante partite. Si è deluso dai suoi senatori che a questo punto, l'anno prossimo, speriamo di non vedere più quella maglia del Pescara. Guardate, io sono deluso prima di tutto da me stesso, perché è normale che quando non si riesce a mettere in campo il carattere giusto, vuol dire che l'allenatore non riesce a trasferire questa cattiveria agonistica che dovrebbe esserci. Siamo stati troppo fragili, siamo stati troppo molli, insomma, e dispiace aver buttato via, soprattutto nelle ultime due gare, quello che questa squadra con grande fatica aveva conquistato. Quindi i processi è giusto che ci siano, è giusto che li facciate, ma il primo responsabile sono io e quindi è giusto che io oggi venga qui, anche magari contro il parere della società, ma ci metta la faccia perché sono il primo responsabile e mi assumo tutte le responsabilità. Poi, ripeto, sarete voi ad analizzare, sarà la proprietà ad analizzare, però in questo momento di veramente grande tristezza, immensa, grandissima, è normale prendere coscienza che non siamo riusciti nell'obiettivo che secondo me era ampiamente alla nostra portata. E l'unica cosa che in questo momento mi viene in mente è finire con dignità il campionato, e salvando almeno la faccia. Mister, buon pomeriggio, ma insomma, lei che ha potuto allenare la squadra da metà febbraio, che idea si è fatto? Quali sono i limiti che hanno portato il Pescara a questo tipo di campionato? Ma soprattutto caratteriali, ripeto, come poi abbiamo dimostrato fino in fondo, purtroppo dobbiamo sempre subire lo schiaffo per poi poter cominciare a fare le cose con maggiore scioltezza, maggiore convinzione, maggiore serenità, perché ripeto, è chiaro che oggi commentare la partita è difficile, ma poi ogni qualvolta, ripeto, che siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, abbiamo calciato anche in porta, abbiamo avuto le nostre occasioni, è normale che partire così, subire due gol nel giro di 2 minuti e portare già la partita sul 2-0 e poi veramente diventa difficile. Quindi ripeto tutto quello che ho detto, però veramente è una giornata molto triste, veramente molto triste. Mister, per capire, perché spero di aver capito male io, perché sarebbe grave, cioè la società le ha chiesto di non venire a No, parlare. no, 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 assolutamente, no, no, Ah. no, no, assolutamente, è stato mio pensiero cercare subito Mucciante per fare la conferenza stampa, perché in questi momenti non bisogna mai scappare, ma è giusto che i responsabili ci mettano la faccia e quindi io sono qui a fare quello che ho detto prima, cioè chiedere innanzitutto scusa a tutte le componenti. Quindi è finita? È finita, ma il De Profundis era, purtroppo era da troppo tempo nell'aria, noi abbiamo cercato sempre di remare, di combattere, non mi va neanche di stare qui a commentare gli eventuali alibi che potremmo aver avuto, perché è giusto oggi guardare il presente, guardare la partita di oggi, il non essere riusciti a
a fare la partita che dovevamo fare, a subire questi due gol, ad andare sotto, quindi in questo momento bisogna solamente far silenzio e, ripeto, giocare con dignità, con grande dignità, è quello che ho chiesto alla squadra al secondo tempo, e stare zitti.